Buongiorno, bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Oggi è sabato, Consiglio federale, e tra i tanti illustri partecipanti a questo Consiglio federale c'è il mio amico CT del fondo, Massimo Giuliani, buongiorno. Ciao, buongiorno Cristian, buongiorno a te e buongiorno a tutti voi. Bentrovatissimo. Senti, allora, come sta andando questo fondo in previsione mondiale? Perché ci sono i mondiali a Barcellona, peraltro, mi ricordavo, sono passati 10 anni dal 2003, quella volta fu Viola Valli. A Barcellona, due medaglie d'oro bellissime sulla 5 e la 10, se non vado errato, di Viola Valli, e se non vado errato le uniche due medaglie d'oro della Federazione Italiana Nuoto, sì. E passarono proprio per il commissario tecnico, cioè per la tua gestione. Com'è stata l'ultima gestione, cioè quella olimpica di Londra, dove se qualcuno ha portato a casa una medaglia deve dire grazie a Massimo Giuliani. Sì, va bene, grazie a Massimo Giuliani, comunque grazie a tutto il settore, a tutti i miei colleghi tecnici, nella fattispecie voglio ricordare Valerio Fusco, ma soprattutto rispetto alle Olimpiadi di Londra, un grosso abbraccio, un grosso saluto faccio a Fabio Cuzzani, l'allenatore di Martina Grimaldi, che è un ragazzo eccezionale che sta aumentando la sua esperienza e veramente può dire molte cose come allenatore. Allora, per stare sulla notizia, come si dice normalmente, dobbiamo dire una cosa, che qualche mese fa tutti noi appassionati del fondo abbiamo avuto un momento di... perché tu saresti stato candidato a fare il sindaco, visto che tu già fai l'assessore con grandissimo seguito, perché tu hai un indice di gradibilità cittadina fortissima, ne sono testimone, perché basta girare per Piombino e quando fai il nome di Massimo Giuliani, insomma, tutti quanti si illuminano d'immenso. Poi in questo periodo con i politici è sempre una cosina un po' particolare, ma dico, tu devi fare il sindaco, è vero che non lo fai? No, penso, in tanti me lo chiedono, forse chi me lo doveva chiedere non me l'ha ancora chiesto, ma io penso che la mia vita è questa, ho dato ora lo sport, ho dato gli ultimi... Perché, scusami, ti interrompo, diventa un problema, perché se tu fai il sindaco, noi ci perdiamo il CT della nazionale, quindi voglio dire, visto che tu sei un CT vincente... sì, va bene, per ora vincente, vediamo, quello che facciamo è dare continuità, cercare di dare continuità ai risultati, fare l'assessore e il commissario tecnico è stata veramente una grande prova che ha messo veramente... mi ha messo spesse volte nell'angolo da un punto di vista fisico e psicologico, però penso che come i grandi boxer mi sono tolto dall'angolo e qualche ripresa l'ho vinta, sì. Senti, visto che tu sei un boxer, anzi sei un coach boxer di un certo livello, io col tuo permesso ho messo un po' le mani nelle tue cartelle, perché voglio dire... ti sei inventato questo sistema intranet, dico bene, cioè non vorrei sbagliarmi, sì. di gestione di tutto quanto un gruppo, che è quello del fondo, che ha una particolarità, è un gruppo coeso, unito, e fa appunto gruppo attorno a Massimo Giuliani. Tu sei il Deus ex machina di quanto è la situazione. Sì, però ti ringrazio Cristian, sì, noi utilizziamo anche dei mezzi telematici che poi... è una novità, in Italia... All'estero no, perché le usano anche gli americani. Sì, avevo letto proprio a proposito delle Olimpiadi di Londra, dove la squadra americana, il Comitato Olimpico Americano, diceva che gran parte dei propri successi derivavano dal fatto che avevano messo in relazione le conoscenze degli allenatori. E bene, noi nel nostro piccolo, come settore fondo, un sistema di relazione fra tutti gli allenatori sociali degli atleti di interesse nazionale e gli allenatori federali lo avevo messo insieme 5 anni fa. Ora la federazione ci ha ricreduto e stiamo ripartendo, quindi abbiamo la possibilità di stare in contatto, di discutere di argomenti tecnici, scientifici, della forma degli atleti e quindi no, sì. Io mi sono poi studiato, cioè il tuo gruppo è un gruppo veramente coeso, nessuno esce fuori dal cerchio magico. E qui ho letto nel gruppo di lavoro, questo sono io, questa fa parte della cartella del CT, il gruppo è uno è sacro,
ognuno deve rispettare gli spazi, i ruoli, fiducia reciproca nell'altro. Ogni atleta e ogni allenatore deve un proprio posto nell'ambito del club nazionale. Mi pare che siano dei messaggi, voglio dire, importanti in un momento in cui dall'altra parte in piscina magari qualcuno non stava proprio a posto. No, ora questo senza non... fare polemica con nessuno. No, ecco, non polemizziamo. Diciamo che questo è un metodo di conduzione democratica del gruppo di lavoro, però voglio evidenziare due cose: che la fiducia nell'altro si ha quando si ha riprova di poter riporre fiducia, quindi come i miei colleghi hanno avuto la riprova di poter riporre fiducia, intanto l'ascolto, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, hanno avuto riprova dal momento che a volte, anzi molto spesso, voglio dire, i miei colleghi tecnici, il mio vice Valerio Fusco, Cuzzani, Palumbo, Forni, Franceschi, non me ne voglio dimenticare, sono una dozzina i miei colleghi, propongono delle cose e fanno presente che il commissario tecnico o lo staff tecnico federale potrebbe aver non dato la risposta giusta o aver sbagliato una valutazione. La riprova è quando si postici appunto nel famoso angolo, si dice avete ragione, quindi cambiamo. È lì che nasce la fiducia, cioè la capacità di ammettere i propri errori e di dire avete fatto bene a dirmelo, avete fatto bene a esporlo in questo gruppo di lavoro, ora ci comporteremo in maniera diversa perché la vostra proposta è giusta. Questa penso che sia una cosa importantissima. Fondamentale, sai che in America non si chiama più coach, questo me l'ha spiegato Diego Polani, che è il grande Diego, psicologo della nazionale, dice non si chiamano più coach ma manager, insomma tu hai colpito in pieno nel segno. Sì, però ripeto, ancora questo fatto, io ho colpito nel dare questa impronta, però come ci dicemmo l'altro anno e dissi la nostra parola d'ordine è questa frase: non c'è successo senza gli altri, cioè nessuno di noi da solo può condurre una nazionale o ai livelli in cui l'abbiamo condotta negli ultimi 4-5 anni da solo, non potrebbe, anche allenando la propria atleta o il proprio atleta, cioè nessuno potrebbe senza gli altri creare un gruppo, creare questi risultati, gestire questo tipo di attività, quindi penso sia la collegialità. È chiaro che ci vuole qualcuno che dà un'impronta, che dice si potrebbe fare così. Senti Massimo, sai che mi casca sempre l'occhio a me, insomma, oltre nei tuoi appunti ce n'era uno bellissimo, perché io ho visto i goals, gli obiettivi precedenti, cioè quello degli anni, compresi quello di Londra, li hai centrati praticamente tutti. Mi puoi dire qual è l'obiettivo? Diciamocelo, l'obiettivo per Barcellona, non dico per Rio 2016 perché quello insomma è un po' più in là. Ma gli ultimi mondiali a Shanghai, se non vado errato, ci hanno dato due medaglie, due bellissime medaglie femminili, di Martina e di Alice Franco. Però in quell'occasione, quella gara molto importante in cui noi abbiamo fatto una bella prova, mise alla luce tanti giovani talenti, la Rachele Bruni, Ruffini, cioè ci furono tanti ragazzi che cominciarono ad avere levatura nazionale, internazionale. Ecco, diciamo che lì noi ci siamo giocati la partecipazione alle Olimpiadi con non più di due atleti. Ecco, io penso che il nostro obiettivo sarà per i mondiali aumentare, questo è l'obiettivo che ci daremmo, di una medaglia, e vorrei vedere possibilmente un campo maschile di nuovo attivo. Senti, a Riccione, Sor Paltrinieri in piscina, perché insomma un po' le acque libere sono un'altra cosa normalmente, a meno che non succeda come a Londra, perché Hyde Park era un piscinone, secondo me. Però ha dato prova di essere fortissimo a 5 km. Peraltro nel tuo gruppo è arrivato Rocco Potenza, che vedo da domani, sì. Vedrai da domani a Verona, mi pare, nel collegiale che parte. Insomma, qual è questa idea che si potrà addirittura potenziare di più? Adesso mi diceva il Moro Morini che a Barcellona non se ne parla nemmeno di vedere Paltrinieri a 5 km, perché lui sarà impegnato poi in piscina con una competizione importante come sono i 1500. Ma c'è una previsione futura magari di utilizzare questi ragazzi, come è stato per Melluli? Esatto, sicuramente in previsione olimpica potrebbe essere, perché in genere le gare di maratona chiudono, quindi vengono dopo le prove in piscina, quindi prove qualitativamente più intense, quindi il 1500 piuttosto che il 400 eccetera, vengono effettuate prima, per cui
dopo la capacità e la potenza aerobica un pochino più di lunga durata sarebbe addirittura facilitata. Il contrario è un pochino più difficile. Ripeto, se Greg piuttosto che altri e piuttosto che Rocco, e li chiamo per nome anche se li conosco poco, però voglio ricordare che Paltrinieri comunque ha partecipato anche a un campionato europeo giovanile, ben figurando, troveranno il modo di, soprattutto per le qualificazioni, sì, effettivamente nell'arco olimpico a Rio nel 2016 potrebbe esserci posto per questa bella rappresentazione. Ma una cosa importante, Rio sarà una gara piena di insidie, un golfo con sempre il mare è quasi sempre mosso, ci sono molte onde, è chiaro, quindi dovremo negli anni precedenti aumentare un pochino l'esperienza in mare. Senti, allora, grandi speranze, ci vedremo sicuramente prima di Barcellona e ci vedremo a Barcellona, stavo per cadere dall'emozione. Senti, andiamo a prenderci un caffè qui al Centro Federale, senza zucchero, perché tanto poi lo zucchero lo metterai tu a... Esatto, a andiamo a prenderci questo caffè, speriamo nello zucchero, non sia un dolcificante a Barcellona. Assolutamente no. Grazie ancora, alla prossima con Swim Biz e con Massimo Giuliani. Ciao. Grazie.